Oh, hai visto questi come mangiano? A me me lo dici. Ma non manca, te l'ho fatta l'altra. Questi mangiano a quattro ganasce. Minimo. Amici di Braciami Ancora, oggi siamo in Puglia, Margherita di Savoia, provincia di Bat. Alle mie spalle dovrebbe vedersi il Gargano e comunque questa cittadina è universalmente riconosciuta per essere la patria del cavallo. Ci sono più macellerie equine qua che in tutta Roma e Milano messe insieme. Noi dobbiamo cercare la macelleria di Antonio, che mi dicono sia il macellaio più figo di tutta Margherita di Savoia. Andiamo alla sua ricerca. Questa macelleria equina Cristallo Filomeno, no, non è lui. Là ce n'è un'altra macelleria Ricco, no, non è lui. Antonio Farano, c'è un bel cavallo nell'insegna. Io direi che siamo arrivati. Permesso? Permesso. Anzi, buongiorno. Tu sei Antonio? Sì. Detto il Capone. Bravo. Quanti anni sono che fai il macellaio? 32. Perfetto. Solo carne di cavallo? Sì. Che ci prepari oggi? Oggi facciamo della salsiccia nostra, sì, e degli straccetti speciali. Vai, iniziamo? Sì, vai. Da che iniziamo? Dalla salsiccia. Dalla salsiccia? Sì. Dimmi un po', allora passo dietro, aspetta. L'uomo comune vuole che la salsiccia sia solo di maiale, invece no. No. Questo è cavallo? Questo è cavallo, cavallino. Che parte di cavallo è? Allora, questo è un po' di costata di sossata, sì. Questo è un po' di spalla. Sì. La salsiccia di cavallo si fa mista, ovvero non si fa da un unico pezzo. Con un po' di lardo prezzemolo, lardo di maiale, prende l'altro di qua. Questo che è? Che è parte? Sempre, questa è costata, poi si prende sempre un pezzo della spalla, si mette qua, bellissima, vede? Si mette tutto dentro. Allora, questa dopo viene tritata, io poi per renderla ancora più buona la prendo, la metto di nuovo qui. Ah, doppia macinazione? Sì, così quando la arrostiamo diventa più sugosa ancora. Questa dopo viene presa e viene messa qua dentro nell'insaccatrice. Antonio mi diceva che questo è budello di montone originale, non quelli sintetici, col quale tu insacchi la salsiccia. Allora, adesso che sembra un'operazione facile, ma si mette in acqua il limone perché così non puzzano, l'odore è sempre bello di limone. Si prende dal capo, sì, si mette sulla dita e si apre un po', poi vede, si infila qui e si tira. Okay. Sotto la paziente supervisione di Antonio provo a insaccare una salsiccia. Di, ovviamente, bravo. Di, prendo un filo. Vai, bravissimo, okay. Bravissimo. Mettilo sulle dita. Metto sulle dita. Cerchi di aprirlo. Cerco di aprirlo. Metto sul destro e lavoro con sinistra. Un filo, un filo. Un filo tutto? Di, sì, sì. Vai, allora, vai. È resistente. Mantieni sempre così. Vai, vai. Ok. Non fare forte, sennò non viene vuoto, lo devi riempire di più. Sei tu. Allora, eccola qua, la mia prima salsiccia. Grazie Antonio, fa un po' cagare perché sei tu. No, vabbè, ma l'hai fatta benissimo, vedi, non è facile dopo riempirla, vedi? Bene, però qui era all'inizio. Non va niente. Va bene, ragazzi, allora io direi che ognuno fa il suo mestiere. Antonio, grazie. Figurati. Con l'idea di fare la salsiccia, vai. Sì. Ci abbiamo 1,7 kg. 1,7 kg, facciamo 2 kg. Queste? A posto. Dopo la salsiccia di puletro passiamo agli straccetti di puletro, sempre fatti da te, artigianali, sì, sempre con la mia ricetta. A posto. Che carne utilizziamo per... Allora, utilizziamo un po', questa si chiama panera. La panera? La panera si chiama, sì. Che dalla pancia, dalla pancia di lattone, di puletro. È la pancia del puletro. Puletro, sì. Vai, piglia, va. Va bene? Questo è il vero diaframma. Il diaframma, che non questo è l'originale, è molto saporito. Molto saporito e molto tenero. Si fa così. Li faccio in questo modo, così. Tenendolo così, tu dopo che io te la condisco, sì, dopo tu a metterlo sulla griglia, è più tre, comodo. Ne metti 3 in 1. Eh sì, perché vedi, rimane così legata che tu dopo è più facile arrostirla. Poi lo tagli contro... Sì, contro mano, sennò viene sfilaccioso. Allora, per condire gli straccetti si mette prima seme di finocchio, poi il pepe, sì, e poi il sale, il nostro sale di Margherita di Savoia. Poi si prendono gli straccetti. Niente olio? No, l'olio. Guai a mettere l'olio. Giri, giri. E poi facciamo questo. Gira, gira. Quando hai fatto questa operazione? Senti qua, come esplode il seme di finocchio. Senti, senti. Antonio,
Dimmi. Bello tutto, ma dove sì. mangiamo questo? In un posto stupendo di Margherita di Savoia, solo a Margherita di Savoia. Sto... No. No, dove? In Salina. Ah, posto... Sì. Se può grigliare in Salina. Cazzo. Andiamo, va. Andiamo, dai. No. Qual è Andiamo. La macchina tua? Questa. Ammazza come sei vinta. E vai, oh cazzo, eh. Posso guidare io? No. Amici di Braccio ancora. A sinistra c'è il mare e qui a Con destra ci sono c'è le la saline. Ma a sinistra non solo che c'è il mare, ci sono delle terre di sabbia dove stanno le migliori patate, le migliori carote, le migliori cipolle. Vabbè, ma non è che sei di parte te? Non sono di parte di nessuno, no, sono di territorio di Margherita di Savoia. Wow, siamo arrivati, la brace è accesa. Vai, tutto ok? Oh, andiamo a mangiare, va. Andiamo a mangiare, dai. Io ho una fame. Antonio! Vai, dimmi. È lui Raffaele? Sì, è lui Raffaele. Raffaele, piacere. Ciao, grazie per aver acceso la brace. Ma mi diceva Antonio, tu sei un saliniere? Sì, un vecchio saliniere. Quanto ci hai lavorato qui? 40 anni. 40 anni? 40 anni in Salina. Ma tu sei famoso? Perché fai... Sculture di sale. Vieni, vieni, vieni qua, va. Fammi vedere. Allora Antonio, tanto tu sistema la carne. Questa è roba tua? Qui abbiamo una barca di sale. Poi ci abbiamo un'ancora. Questa è un'ancora? Un'ancora. Senti, quanto ci vuole per fare una cosa del genere? È un 7-8 giorni, massimo 10 giorni. Eh sì. Ovviamente sì, col sale di Margherita. Se si può, sale di Margherita. Quindi Margherita di Savoia è famosa per le saline. Le saline. Le tue sculture, le patate Apulia Felix, queste. Sono buonissime. Queste crescono sotto la sabbia. Sì, sì. E poi le cipolla, la cipolla bianca di Margherita GP. Sì, sì. Dicono GP... che fatte al forno sono strepitose. Sì, buonissime. Antonio! Al forno questi qua! Ma se le mettiamo sulla brace che succede? Buonissimo! Pier volo, vai! Vai! Bravo, promosso! Vai! Andiamo? Vai! Metti lì, Raffaele! No, metti lì! E ci metti gli amici! Gli amici, te! Vai! Dai! Buona fortuna, togli quello! Mentre Raffaele e Antonio litigano su chi deve girare la carne, sì, vai! Sono arrivati i nostri amici, allora sono i dipendenti della Salina, che sono venuti giustamente a fare una pausa pranzo con noi. Vai, fumo da te e maccheron da due però. Come questa ridicola? Un fumo da te e maccheron da due. Ma devi tradurre. E te la traduco. Fumo di là e mangiare di qua. Perfetto, benissimo. Potete mangiare con le mani, dai, vai, aspetta. Vai, la salsiccetta di cavallo è molto, fine molto del buona. Sentilo. Non vedo l'ora di assaggiare gli straccini. Ma ora ti faccio vedere il mondiale. Visto questi come mangiano. A me me lo dici. Ma magari te l'ho fatta l'altra. Questi mangiano quattro ganasce. Minimo. Ma parli sempre. Salvatore, dove stai? La situazione è la seguente, questi si sono mangiati tutta la salsiccia. Mo ci stanno gli straccetti. Straccetti. La brace ancora c'è. Perché stavo ancora qua a guardarsi come tu fessi. Facciamo bravissimo, ne rompendo bravo. Andiamo, dai. Vai, bravissimo. Comunque posso dirti, il finocchietto, il finocchietto si sente, entra nelle narici. È la fine del mondo. E ti fa digerire quando mangi, lo sai che il finocchietto sì, fa digerire. Ma che meraviglia. Vedi dov'è l'Italia? Uno a lavorare e 3.000 a guardare. So, però io sto accanto a te, sono Mo se passa un aereo dice lì è l'Italia. Sì. Guarda, aspetta, facciamo così, facciamogliela mettere a Giacomo la sì, vai. La cosa. Di che? Giacomo, mi serve la tua telecamera? A sto punto, metti la griglia sul fuoco. Qualcuno. Vado? Vai Giacomo, vai. Giacomo, ce l'hai messo il sale marino italiano? Più là, bravo. Bravo, vai, appoggia, vai, sì, vai, sei un grande, va benissimo, dai, preparatevi alle striscioline con questo spettacolo, dai. Signori, gli straccetti di Puledro, di Antonio, solo si mangiano al sangue, è al capone, è al capone, vai, carne, aspetta, adesso finiamo così. Si sembra lui, come si? Di questa. Ragazzi, allora, la gente è andata, se sono mangiato tutto, sì. Io brindo con voi a questa meravigliosa giornata. Bellissima! È stata una bellissima giornata. Gli straccetti di Antonio sono strepitosi.
dalla Salina di Margherita di Savoia è tutto, un abbraccio e che la braccia sia con voi, ciao! Ciao, ciao! Arrivederci! Bello, bello, bello! E buono soprattutto! Bravo, sei un giovane promettente, avrai futuro! Tutto molto buono. Giacomo, tu hai mangiato tutto ciò? Io di qualcosa. Ok, ce l'abbiamo, no? Sì, sì. Bene. Presidente, noi oggi qui abbiamo vissuto una giornata strepitosa e questo posto è una gran ficata, ok? Però dietro una gran ficata così ci sono tanti livelli, no? Una realtà complessa questa. È una realtà complessa, sì. Comunque è chiaro che voi fate, riuscire a fare un programma in un contesto ambientale del genere non è facile. Eppure tenete conto che qui si fa il sale marino migliore d'Italia. Il sale non è tutto uguale. Il sale marino di Margherita è sale marino di Margherita. E ha delle caratteristiche sue, ma soprattutto una cosa, questo ambiente, ve lo dice l'ambiente stesso, qui il sale noi lo facciamo con tre ingredienti, l'acqua di mare, sì. È quella, è pulita, la controlliamo sempre, ma è pulitissima e non finisce, il sole, perché l'energia ce la dà, il sole, qui motori, ce ne sono sì e no, uno o due per far spostare un po' d'acqua, ma qui evaporano 30 milioni di tonnellate di acqua ogni anno e non le facciamo evaporare col gasolio, le facciamo evaporare col sole e col vento. E quello che noi poi sbricioliamo sulle nostre tavole, con cui ci facciamo un barbecue che è migliore che col sale marino, non si fa, è sale che proviene, che è fatto con il mare, il sole e il vento. Punto. Mica sono studiato, questa è la salina più grande d'Europa. È la più produttiva d'Europa. La più produttiva, sì. Cioè, ovvero sia quella che... Ovvero sia quella, qui facciamo 500.000 tonnellate di sale. Magari la superficie ci può essere qualcosa forse che è più grande. Però okay. Che produce, un'unica salina, che produce 500.000 tonnellate, in Europa c'è solo qui. Quante persone ci lavorano? Siamo 120 persone che lavorano qui a Margherita. In Atisale poi ci sono altri 20 che lavorano in Sardegna. La storia ha tutti gli elementi per essere non saporita, strasaporita. Questa è una storia che deve diventare IGP, speriamo un po' anche di OP in futuro, ma intanto IGP sicuro, perché il sale marino di Margherita è diverso dal sale marino della Sardegna, dal sale marino della Sicilia, è un'altra cosa e merita di essere valorizzato come sale marino di Margherita.